Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: non c'è pace per Alfonso Signorini. Il conduttore del GF VIP è stato subissato da commenti negativi, la situazione è seria. Sebbene non tutti credessero in lui, da quando Alfonso Signorini ha preso in mano il GF VIP i successi si sono inanellati uno dietro l'altro. Questo non avviene solo nel corso delle puntate e nel numero di telespettatori che le guardano, sempre molto alto, ma anche dietro le quinte. Signorini, infatti, è capace di selezionare un cast interessante e che mette curiosità, che spinge i telespettatori ad affezionarsi e a seguire le dirette sempre di più. Nelle ultime settimane, il direttore di Chi è al lavoro per scegliere i concorrenti che animeranno la casa più spiata d'Italia nell'edizione 2022/2023. Se su alcuni c'è molto fermento e curiosità, per altri non c'è altrettanto entusiasmo, nelle ultime ore, in particolare, Alfonso Signorini è stato tirato in mezzo a una polemica feroce. Se la scorsa edizione è stata dominata dal triangolo amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge, per questa che sta per iniziare Alfonso Signorini sta duramente cercando concorrenti in grado di generare lo stesso entusiasmo. Solo loro tre, infatti, sono stati in grado di reggere per diversi mesi intere puntate, c'erano alcune dirette che si incentravano per quasi tre ore solo sulle dinamiche delle loro relazioni. Nelle ultime settimane, è stato rivelato che uno dei concorrenti del GF VIP 7 sarà Antonino Spinalvese. Se, fino a poco tempo fa, questo nome non avrebbe detto niente a nessuno, oggi lo conoscono tutti, è l'ex fidanzato di Belén Rodríguez, papà di Luna Marie. Il giovane è quindi venuto alla ribalta per questa sfortunata relazione che, sebbene gli abbia donato una figlia, è durata davvero molto poco. Dopo la rottura con la modella, Antonino si è poi fidanzato con Giulia Tordini, relazione poi naufragata rapidamente. Spinalvese sembra quindi pronto a partecipare al GF VIP 7, che sicuramente sarà per lui un grande palcoscenico per farsi conoscere. Il pubblico, però, non sta assolutamente apprezzando questo nome. Sotto ai post e sui social, infatti, si stanno susseguendo commenti pesanti, sono due morti da fama ignorati da tutti che si sono messi d'accordo per far parlare di loro su un paio di riviste da quattro spicci. Momento di gloria finito, scrive un utente, in merito alla relazione con Giulia Tordini. Insomma, sembra che il GF VIP 7 non inizi sotto le migliori stelle, per Antonino Spinalvese. Riuscirà a riscattarsi, di puntata in puntata? Non ci resta che attendere. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.